Hola a todos! Siamo tornati per la quarta parte dell'impara lo spagnolo in 5 video. Siamo al quarto, quindi siamo vicinissimi alla fine. Oggi vedremo il verbo ser, il verbo estar, il verbo haber, il verbo tener, l'imperativo, il gerundio, il participio, regolare e irregolare e un po' di pronomi e aggettivi. Iniziamo con la coniugazione del verbo ser, estar, haber, tener al presente indicativo. Yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Yo he, tú has, él ha. Nosotros hemos. Vosotros habéis, ellos han. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Vediamo subito gli usi. Per quanto riguarda aver e tener, gli usi sono molto molto semplici perché il verbo aver lo utilizziamo solo ed esclusivamente per formare i tempi composti. Invece il verbo tener traduce tutti gli altri significati che abbiamo noi in italiano di avere. Per esempio, se dobbiamo dire quindi io ho mangiato, diremo yo he comido. Se invece devo dire io ho un cane, useremo tener, quindi yo tengo un perro. Dall'altra parte invece sono altrettanto facilissimi gli usi di ser ed estar. E basti pensare che di base identificano ser delle qualità permanenti, estar delle qualità non permanenti. Estar identifica anche lo stato civile e l'ubicazione. Se ci fate caso, comunque sono delle qualità transitorie, non permanenti. Ser, dall'altra parte, viene anche utilizzato per indicare professione ed origine. Vediamo degli esempi. Carlos no es sociable. Però hoy está contento. Come vedete, es sociable, è socievole, indica la qualità permanente del carattere e quindi che lui è sempre, non è socievole, insomma, di carattere. Ma oggi è contento, però hoy está contento. Per quanto riguarda gli usi e le coniugazioni, vi ricordo sempre che sono stati fatti dei video ben specifici e dettagliati che vi metto nel box informazioni qui sotto, così potrete, se volete, approfondire l'argomento. Ma andiamo avanti. Passiamo alla formazione del gerundio, che è molto 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 facile. Per quanto riguarda la prima coniugazione, basterà aggiungere alla radice, per esempio amar, am, la desinenza ando. Amar diventa amando. Per quanto riguarda invece la seconda e la terza coniugazione, hanno le stesse desinenze. Per esempio, beber, bebiendo. Vivir, viviendo. Per quanto riguarda il participio è anche molto molto facile. Per quanto riguarda la coniugazione inar, per esempio amar, aggiungiamo il suffisso ado, amado. Per quanto riguarda seconda e terza coniugazione sono ancora uguali, aggiungiamo ido, bevido, vivido. Ma attenzione, ci sono anche dei participi irregolari. Vediamone alcuni, soprattutto quelli più importanti. Del verbo decir, dicho. Del verbo hacer, hecho. Del verbo volver, vuelto. Romper, rotto. Poner, puesto. Escribir, escrito. Abrir, abierto. Ver, visto. E adesso andiamo avanti parlando dell'imperativo. L'imperativo, per quanto riguarda l'imperativo regolare, che è quello che iniziamo adesso, basterà aggiungere altre desinenze molto molto facili. Per quanto riguarda il singolare, quindi tu fai qualcosa, sarà uguale come sempre per seconda e terza coniugazione. Vediamo sempre con amar, beber, vivir. Amar diventa ama, tu ama. Beber diventa beve, beve. Vivir allo stesso modo quindi diventa vive, vive, vivi, bevi, ama. Non fa una piega. Per quanto riguarda invece il plurale, quindi voi fate qualcosa, per quanto riguarda la prima coniugazione sarà ad, la seconda sarà ed, la terza sarà id. Amad, bevet, vivit. Ama, amad, beve, vivit, vive, vivit. Vediamo un esempio. Compra una camiseta para tu hermano. Compra una camiseta para tu hermano. Ma come ben potete immaginare, non tutti gli imperativi sono regolari, ci sono anche imperativi purtroppo irregolari. Vediamone alcuni. Ser diventa se, tener diventa ten, venir diventa ben, salir diventa sal, poner diventa pon,
Hacer diventa haz. Decir diventa di. Provate a impararlo così, come una musichetta, perché sicuramente vi risulterà più facile ricordarli. Benissimo ragazzi, la parte riguardante i verbi e si conclude così. Adesso passiamo ai pronomi aggettivi. Vi ricordo di guardare il video fino alla fine perché vi metterò un esercizio molto importante per poter testare tutto ciò che faremo in questo video, per non lasciarlo soltanto delle nozioni a caso, praticamente. Benissimo, iniziamo a vedere i pronomi dimostrativi, per indicare quindi una distanza, questo, codesto e quello. Per quanto riguarda questo, in spagnolo lo tradurremo con este per il maschile, esta per il femminile, esto per il neutro. Quello diventa aquel, aquella, aquello. Codesto, che è una distanza intermedia, sarà esse, essa, esso. Tieni ben presente che il neutro lo utilizziamo soltanto quando non conosciamo il soggetto di cui parliamo, quando parliamo di una cosa sconosciuta. Per esempio, se voglio dire che cos'è questo, io non so che oggetto è, e quindi è indefinito, è boh. Lo tradurremo quindi con esto, che es esto, perché è sconosciuto, che es esto. In tutti gli altri casi, quindi, va chiaramente accompagnato a un sostantivo, va concordato in genere numero. Per esempio, esta casa, aquellas casas, estos chicos, este chico. Uniamo gli imperativi e i pronomi dimostrativi. Toma este libro aquí. Oppure, toma ese libro ahí. O ancora, toma aquel libro allí. Perfetto, ragazzi. Prima di chiudere qui il video, vediamo gli aggettivi possessivi. Nel prossimo video vedremo anche i pronomi possessivi. Ricordate che gli aggettivi possessivi, ragazzi, non vanno mai e poi mai preceduti dall'articolo. Vanno sempre da soli e vanno anche essi concordati in genere e numero col sostantivo a cui si riferiscono. Vediamoli e facciamo degli esempi. Per dire il mio, la mia casa, si dirà mi, tu, su, nuestro, vuestro, su, di nuovo. Come vi dicevo, state attenti perché vanno concordati. Quindi, se dobbiamo dire le nostre case, sarà nuestras casas. Vedete, non ho messo l'articolo perché non si può assolutamente mettere. Però ho concordato nuestro con casa, nuestras casas. Sus coches, le loro macchine. Benissimo, spero di essere stato il più chiaro possibile, ma per poter meglio sedimentare quello che oggi abbiamo imparato, vi do un piccolo esercizio che se vi va potete risolvere nei commenti qui sotto. Vi darò tre temi, voi dovreste parlare di questi temi. Per esempio, il primo tema è casa. Potreste parlare della vostra casa. Nella mia casa c'è questo, la mia casa è composta da questo, questo e quello. Il secondo tema è la famiglia. Potreste, che ne so, provare a descrivere la vostra famiglia. Oppure, per finire, città. Potreste provare in questo caso a descrivere la vostra città. Nella mia città ci sono bla 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 bla. Preparatevi bene perché nel prossimo video vedremo tutti i tempi verbali, cercheremo di passare quindi al presente, al passato, perlomeno nell'indicativo, e faremo un test tutti quanti insieme per vedere cosa abbiamo imparato in questi 5 video. Vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook per essere aggiornati su tutti gli avvenimenti e i video che posto ogni settimana. Iscriviti al canale se non lo sei, lasciate un bel mi piace perché sono sempre graditi, o un commento perché è importantissimo per noi youtuber sapere cosa ne pensate. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.